tengo lì e faccio tutto. Deve essere rosso perché... Sì, c'è REC, è rosso, c'è scritto REC. Sì, ma io ho spinto adesso, secondo te sì, sta registrando? Sì. Bon, perfetto. Bon, riprendiamo. Io tempo fino a mezzogiorno, sì, tanto di sì, pensavo tanto da organizzarci, sì, perché so che anche loro hanno problemi dopo. A che ora è che dovete andare via? Fra 10 minuti? No. Prima di mezzogiorno dove sono? Ecco, vedete, chiudiamo al mezzogiorno e un quarto, sì. Va bene. Saremo brevi e circoncisi. Mi è stato venire in mente quella storia del fast food, eccetera, no? Che noi ci siamo attivati su questa cosa con un programma che si chiama Matrioska, progetto Matrioska, perché si è scoperto che nella rete dei servizi c'era un buco relativo a sta cosa, no? Non tanto alla diagnosi eccetera, ma il fatto che non c'era nessun tipo di informazione alle mamme in gravidanza, che in gravidanza non si vede nessuno. Stare zero alcol. E quindi abbiamo fatto questa cosa formando, facendo un corso di formazione alle ostetriche e alle assistenti sanitarie, perché queste tra i corsi di preparazione al parto e poi quando fanno le vaccinazioni praticamente le intercettano tutte. E quindi abbiamo fatto per queste cose un corso sulla comunicazione, scoprendo che ci sono grosse difficoltà a fare certe domande, per esempio, no? a una donna che apparentemente non ha nessun connotato, no? Sì, sì. Invece bisogna addestrarle a essere, come dire, abili, sciolte, mettere a proprio agio, no? La donna, in modo da poter fare appunto. E poi abbiamo stampato dei materiali, questa cosa qua, che distribuiamo in tutti i posti in cui hanno bisogno di sorveglianza, poi a fare nelle farmacie, e abbiamo fatto anche un materiale multilingue che perché il 9 di settembre è la giornata mondiale internazionale sulla prevenzione dell'aspetto dei disordini alcolizzati. 9 settembre 9 9, ovviamente alle 9:09 di solito viene lanciata ogni anno una campagna, anche insomma, voi, la Patrizia De Sica a Treviso, con la fabbrica di Benetton, sono piccole cose, no? Che però sono molto importanti, perché si va ad agire precocemente su delle situazioni che poi rischiano di essere ritrovate nel corso degli anni presso i servizi o dell'età evolutiva, o poi arrivano anche nei CERT. E tra l'altro la popolazione tossicomane è anche molto fertile, perché è disattenta, non ha precauzioni, non ha tutta una serie di cose, e un sacco di bambini nascono con esposizioni importanti che dovrebbero essere monitorate nel tempo, ovviamente facendo anche delle azioni informative preventive, in modo da evitare che ci sia il danno, perché quando si beve, perché il danno non è sicuro al 100%, però c'è una probabilità che ci possano essere dei danni, non solo durante la gravidanza, durante l'allattamento, no? Perché anche lì i luoghi comuni, no? Sapete, poi il bambino che beve latte con fuga di birra abbia anche un ansiolitico nel latte, il latte qua lì, quindi più tranquillamente, no? Quindi sono tante piccole cose che, perché spesso noi ci concentriamo sulle cose più drammatiche, no? Cioè quello che proprio non riesce a fermarlo dalla intossicazione continuativa, allora fai le studi tutte, mandi in comunità, fai questo, fai quell'altro, no? E spesso ci concentriamo su questi qua, perdiamo di vista tutto il resto. Allora forse dobbiamo anche imparare ad accettare che ci sono quelli che hanno la ricaduta persistente e che non sono emendabili. La
naturalmente queste persone vivono con degli altri, hanno delle relazioni. È chiaro che quelle famiglie in qualche maniera vanno supportate, vanno aiutate a convivere con queste situazioni, studiando anche il modo attraverso il quale è più opportuno interagire. Guardate, ci sono tanti poi altri problemi legati a, per esempio, nelle giovani generazioni, spesso c'è un'associazione, pare che fate anche voi, tra l'anoressia e l'alcol, no? Cioè questa tendenza a esagerare con l'astinenza dal cibo o con l'intossicazione dal cibo, poi vomitato e poi berci sopra, cose di questo genere. Sono tutti comportamenti che sicuramente sono molto dannosi e aprono la strada a qualcosa che ci deve un po' portare anche oltre l'altro, perché dietro a tutto questo esiste una condizione di sofferenza delle persone. La persona non sta bene, perché se uno sta bene, trova un suo equilibrio, non arriva a questi livelli, questo sia chiaro. Se accetta i suoi limiti e tutte queste robe qua, sì, va bene, avrà i suoi disturbi, le sue giornate no, però generalmente non arriva a queste condizioni estreme. Allora, è possibile pensare a una clinica della sofferenza, una clinica del conflitto, una clinica del sintomo della modernità? Sapete, ci sono oggi psicanalisti molto di moda, tipo Massimo De Dalcati, che è sempre in televisione, per esempio. Cos'è che ha intuito Massimo De Dalcati? Una cosa molto banale, tutto sommato, che noi viviamo nel tempo del godimento, che va ben distinto dalla condizione del piacere. Non è che inserta questa mortificante funzione di spingere la popolazione alla mortificazione dei sensi, perché sennò non va inserta solo perché è un luogo di stigmatizzazione, ma perché l'uomo troppo quaresimale è triste, no? Ma se dopo la quaresima non c'è la Pasqua, non c'è neanche senso della quaresima, Allora, non è che noi, anche perché se voi fate il vostro lavoro sugli stili di vita, andate controcorrente ai piaceri, perché adesso noi ci preoccupiamo dell'alcol, ma pensate a tutte le cose che piacciono, di solito fanno male, sono illegali o ingrassano. Poi c'è sempre quello che mangia come un dannato e non si ingrassa mai, no? Ma questo è oggetto di invidia, no? Però, ma questi sono casi rari, no? Ma noi aspettiamo il racco, che prima o poi che cambierà e si farà la panza, come tutti, spero. Però è difficile riuscire a modulare il piacere di vivere con tutte quelle indicazioni legate al concetto di salute, no? Questo ci rende un po' antipatici, no? Tenendo presente che poi ovviamente le persone non prendono pareri solo da noi, ne hanno una infinità. Noi forse siamo io. Sì, siamo quelli preposti, no? Per forza bisogna passare di là quando proprio non ne puoi più. Ma prima di essere passato da me sei stato da almeno altre 10 persone che ti hanno dato consigli molto diversi. Tutto il possibile e l'immaginabile. Allora, io credo che viviamo in questo mondo, non in un altro, e quindi a partire da questo mondo dobbiamo cominciare a mettere in piedi delle iniziative. British Medical Journal molti anni fa dedicò un numero monografico che si intitolava Partnership in Action, cioè una concreta partnership, per fare delle cose insieme con chi, ovvio, seleziona una problematicità particolarmente impegnativa come il servizio specialistico, insieme con chi agisce più sul piano di base della comunità, che può ovviamente entrare in un rapporto dialettico anche con il servizio e quindi portare un po' il servizio specialistico più verso
le condizioni di base e sdoganare la condizione specialistica da tutti i processi di stigmatizzazione, che non è facile. Più si aumenta il livello di accettazione comunitaria, più si elimina lo stigma. Questo è un percorso che, sapete, la riforma psichiatrica ha il suo punto di definizione critica non solo quando viene abbattuto il muro di cinta dell'ospedale psichiatrico di Gorizia, ma quando Marco Cavallo attraversa le vie di Trieste. Marco Cavallo era un'opera d'arte che esiste ancora e c'è anche una rappresentazione teatrale recente che è stata fatta. Marco Cavallo era un enorme cavallo che ha pensato di una grande manifestazione per fare accettare il malato di mente del demonio. Questa era stata l'operazione culturale che ha fatto sì che poi scattasse la riforma psichiatrica. Quindi è un'azione culturale che fa scattare questo tipo di meccanismo. Credo che i medici di medicina generale oggi hanno un compito fondamentale di partnership con soggetti presenti nel territorio, che non sono riducibili, sapete, soltanto all'autoaiuto e al volontariato. I CLEP, per esempio, non sono né autoaiuto né volontariato, sono risorse della comunità, dove delle persone si danno da fare, si formano, si sensibilizzano per concorrere a risolvere dei problemi che intercettano. E credo che la nostra grande sfida oggi è la fascia di popolazione più giovane, perché su quelli vecchi, bene o male, insomma, c'è... Non sarebbe più, sì, ma se noi ci spostiamo sulla fascia giovanile, tenete presente che, per esempio, dal punto di vista metabolico, i ragazzetti che si espongono a uno spritz a 14-15 anni hanno un impatto di alcol anidro che oscilla tra i 20, 30, 40 grammi per uno o due spritz, e sono prudente nel calcolo, perché ci sono gli spritz anche che fanno peggio, no? Allora, in una persona adulta, la media, mediamente, la capacità metabolica è di 8 grammi al giorno. Quindi con integrità del sistema enzimatico epatico a metabolizzare, con una, diciamo, una plasticità cerebrale ridotta, quindi con le cellule staminali neurogene meno presenti, e stiamo parlando di un adulto ormai maturato, no? Che ha ancora un po' di plasticità cerebrale, ma non è così vivace come un adolescente o un bambino. Allora, se io do 40 grammi a uno che non è in grado di metabolizzarlo, è chiaro che la via metabolica privilegiata è quella dell'infarcimento grasso del fegato. Questa osservazione epidemiologica che hanno fatto soprattutto in Inghilterra dimostra che ci sono tra i 18 e i 20 anni già segni di steatosi epatica, che nel corso del tempo, se non si interrompe il ciclo, si trasformeranno in cirrosi. È vero che adesso la cirrosi si riduce, però prospetticamente, se queste abitudini che si inseriscono in una riduzione complessiva dei consumi della popolazione generale in Italia, che però partiva da livelli molto elevati, no? Perché siamo passati da 10-12 a circa 6-7, diciamo, 15 negli anni 70. Sì. Da allora abbiamo fatto un grosso risultato. Però adesso che cosa sta succedendo? Beh, questo è legato un po' anche all'invecchiamento della popolazione, a tutta una serie di acciacchi e cose del genere che hanno portato a ridurre i consumi. Se però la popolazione giovanile incomincia a essere, che poi è il target dell'industria, l'industria delle bevande alcoliche ha come target i giovani, perché là sa che ha i consumatori e i futuri consumatori. Chiaro che la partita sugli adulti l'ha in parte persa, ma ha perso una battaglia, non la guerra, cioè nel senso che l'industria sa riciclarsi molto rapidamente su ste robe qua. Voi prima citavate il discorso della pubblicità delle bevande, del tabacco, no? Bandito per esempio nella Formula 1. Cos'è che hanno fatto quelli della Formula 1? Si sono rivolti ai produttori di bevande alcoliche. Infatti c'è stato un mese fa un dibattito piuttosto intenso tra
il network europeo delle organizzazioni non governative che si occupano di prevenzione dell'alcol, Jean Todt, che in questo momento è il capo della Federazione Internazionale dell'Automobilismo, no? In cui si diceva, ma come? Adesso avete abolito quello del tabacco, ma prendete, che tra l'altro è ancora peggio, no? Perché? Perché riguarda la guida. E quindi dai, sponsorizzando uno che guida a 300 all'ora con un brand di bevande alcoliche, no? Quindi va bene, sul fumo fa male, per carità, però a parte i gesti per fumare in macchina, però non è che incida direttamente sulle capacità attentive durante la guida. Quindi dalla paletta alla brace. Allora, vedete, siccome il target è questo, e in una fascia di popolazione così, oltre che un danno possibile evolutivo in termini epatici, c'è anche una maggiore potenzialità di danno neurologico, perché appunto hanno gli adolescenti, c'era un numero monografico di qualche anno fa di Alcohol, che è una rivista di stampo biologico sull'alcol, sul biologico, che l'aveva dedicato agli adolescenti e che metteva in evidenza come c'è esiste un danno sulle cellule staminali neurogene molto intenso da parte dell'alcol. Cioè, che cosa succede? Che il ragazzino che ha bisogno di una grande plasticità cerebrale rischia di avere meno disponibilità di cellule staminali neurogene che contribuiscono a un'armonizzazione della plasticità cerebrale. Quindi c'è un danno tossico, adesso prendete con le pizze, che diventa demente domani, però evolutivamente rischia, perché guardate che il futuro delle demenze è molto legato agli stili di vita, e quindi poi sono costi piuttosto notevoli per la società, e quando si arriva a forme di demenza che però implicano un grado di autosufficienza ancora permanente, per cui diventano tanti piccoli Alzheimer deambulanti, poi alla fine difficilmente da gestire. A fronte della precocità dei consumi, perché questo, sì, tutti gli indicatori di rischio, no? Che ahimè è venuto una volta, sì, nell'ultimo mese, ti è già successo un'ubriacatura, cioè, si trovano gli studi HPS, c'è un'impennata fra i 13 e i 15 anni, l'età di primi consumi 11, 13 sono leggermente aumentati, tutti questi indicatori qua, tra i 13 e i 15 vanno su. Quindi sì, sì, ma siamo tra i primi in Italia in questa roba qua. Dicevo prima, io che ho una figlia di 14 anni, che la problematica è grossissima, mi stavo confrontando proprio con il dottore, perché lei mi diceva è una causa persa, ma cioè, i ragazzi, no, i miei compagni lo fanno, e hanno 13 anni, 14 anni, lo fanno, e i genitori continuano, ma loro quando sono in gruppo non gli interessa niente, loro fanno, anzi, io sono quella non sociale, io sono quella sfigata, mi dice, questa è la parola che usa, io sono la sfigata, e loro sono quelli figli, così, io sono la sfigata, se io non bevo, io devo evitare di andare, a parte che forse avrà le debolezze, gli intendono le debolezze nel senso che non vuole affrontarlo, ma io devo, non ho la forza, devo evitare di andare a una festa, perché sennò tutti fumano, tutti bevono, cioè non c'è niente da fare. Lo stanno facendo, dice così, va a scuola a Padova, e lo stanno facendo tutti, quindi proprio è un concetto, non so, dice, è una causa persa quello che state facendo voi, come ACAT, perché cerco di coinvolgerle, però non mi sono una difficoltà enorme, proprio stare nel sociale, cioè stare con i ragazzi con i quali vanno a scuola. E non lo so se sono la classe di mia figlia. Ma è proprio la fascia di età in cui scoprono che c'è un altro mondo, no, rispetto alla famiglia, investono giustamente molto nel gruppo, nella compagnia, eccetera, perché fa parte della loro crescita, fa parte del crearsi, no, una nascita, una vita sociale, e però è estremamente difficile sottrarsi alla pressione del gruppo, come fai? Non hanno neanche la possibilità di dire scelgo quel che va di moda per la compagnia, devi assumere anche tu come comportamento. Sì, sì, poi sapete,
è vero che nella cultura contadina esistevano anche allora le intossicazioni etiliche da botte, il bambino che arrivava di nascosto alla botte, il gente che piaceva, c'erano segnalazioni di morti di bambini per intossicazioni etiliche, erano poche decine di casi all'anno, ma esistevano, no? Ma quella cultura là, noi non possiamo parametrarci con quella, quella è un'altra storia, che non esiste più. Lì era una produzione domestica, dannosa altrettanto, perché non è che facesse bene quell'alcol etilico rispetto a questo, è sempre quello. I sapori si modificano naturalmente, ma è una questione quella organolettica, non di tossicità, che comunque resta patrimonio esclusivo dell'alcol etilico in tutti i millenni, è sempre uguale la storia. Però il modello, gli stili di consumo sono radicalmente cambiati, nel senso che l'alcol etilico è fortemente legato a un modello dei consumi, cioè i ragazzi devono essere in qualche maniera orientati a rispondere ai modelli della pubblicità, cioè fidelizzarsi al modello pubblicitario. In fondo sapete, la pubblicità non fa la pubblicità al prodotto, mai non fa più sta roba qua, fa una serie di azioni che ti fidelizzano in uno stile di comportamento legato al successo, all'erotismo. Martini è molto noto su questo di aver sempre fatto delle pubblicità esteticamente notevoli sul piano erotico, sia maschile che femminile. No, Martini, sono una pazzi, no? Ma che, qual era il metamessaggio di questa roba qua? Che il Martini veicola la potenza della sessualità. Mettete questa roba qua nella fascia adolescenziale, che è sovraesposta alle immagini molto evocative sul piano della sessualità, perché la pubblicità anche cartellonistica, no, è molto esplicita, non è che sia così tutta da mulino bianco, ci sono anche altri passaggi sicuramente molto importanti, tenendo presente che poi i ragazzini hanno in mano degli strumenti pericolosissimi, che sono i telefonini, che l'ultima funzione che hanno è quella di telefonare, perché tutto il resto serve per andare in rete, e in rete segnalazioni che vengono anche dalle elementari, c'è l'accesso anche alla dimensione pornografica. Non è un caso che pare l'anno scorso è nata la prima rivista scientifica internazionale che si chiama International Journal of Porno Studies, cioè di studi sul fenomeno del porno. E questa dimensione, molto difficile da gestire, è molto spesso accompagnata dalla funzione psicofarmacologica disinibente dell'alcol, anche della cocaina in un'età molto giovane, perché ovviamente se voi associate alcol e cocaina ottenete un potenziamento dei due effetti, perché la cocaina può essere anche capace di produrre una condizione ansiogena, l'alcol è un ansiolitico, per cui cos'è che ottengo? Una forma di eccitazione non ansiogena e prolungata, perché poi sfrutto anche l'aspetto eccitante dell'alcol che dura un po' di più della cocaina. Quindi da un punto di vista psicofarmacologico non è che i ragazzi lo sanno, ma sperimentano, cioè sono degli empiristi, provano, si trovano bene e lo fanno. Le canne ovviamente hanno un meccanismo di azione che non è lo stesso, però agisce sugli endocannabinoidi e poi sul sistema GABAergico che produce un effetto alcol simile poi alla fine, cioè, almeno il lato dell'allegria, no? E quindi l'allegria veicola sempre la condizione della disinibizione. Questo mette a dura prova ovviamente le capacità educative
delle famiglie che non sono attrezzate. Noi stavamo ancora pensando all'educazione sessuale quando c'è stata un'irruzione improvvisa del porno e della necessità di distinguere Eros da porno, cosa che prendete qualsiasi adulto, lo imbarazzate se lo mettete. Discutiamo della differenza tra porno e Eros, no? Però è un vissuto che c'è, che aleggia all'interno delle famiglie e che modifica le capacità anche di modulazione del proprio tono dell'umore e anche dell'idea un po' delirante della performance sessuale, dove si prende l'uso del Viagra nella fascia di popolazione molto giovane, segnalata anche dalla Società Pediatrica Internazionale. Uno dice, ma un ragazzo giovane più che il Viagra è il bromuro, perché insomma ha talmente tanti ormoni che girano, ma per una serie di ragioni che sono di natura di aspettativa performativa ricorrono anche al Viagra. Allora, su questo avviare l'educazione delle famiglie diventa piuttosto complicato, perché come ha sottolineato un filosofo, Simone Regazzoni, un giovane filosofo che in questo momento è una figura piuttosto ascendente nel campo della filosofia, perché ha scritto un libro, Pornosofia, cioè la filosofia del porno, che non è un libro pornografico, è molto interessante però le considerazioni che fa, e lui opera una sintesi che secondo me è molto efficace, come tutte le sintesi che ho spiegato. Il porno promette e mantiene, l'eros promette e non mantiene. Il problema però è che il porno promette e mantiene ma è dissipativo, Eros promette, non mantiene ma è creativo. Allora, questo è il sottile gioco al quale sono sottoposti i ragazzi oggi, perché fidelizzare sul laico attraverso il sistema della pubblicità è un gesto che sta più sul lato del porno che sul lato dell'eros. Perché la pubblicità promette e mantiene nell'immediatezza, c'è il farmaco che ti fa passare il mal di testa o che hai i primi sintomi di influenza, ti prometto e mantengo che andrai in discoteca questa sera. Ovviamente il risultato non può essere che dissipativo. Il medico di base ha una funzione erotica perché promette e non mantiene, cioè ti prometto che guarirai ma non ti posso mantenere la promessa per questa sera. Ma se tu concordi con me uno stile di vita, se tu generi con me uno stile di vita che sia capace di produrre il bene, che è quanto sta scritto nel Simposio di Platone, tu sarai, pur non avendo mantenuto la promessa della guarigione, ma sicuramente genererai del bene. Starai a casa ovviamente, no? Perché sapete, la cura magica dell'influenza è prendere una mela, dividerla in 5, mettere in frigorifero, stare a caldo, non uscire, riposarsi, mangiare uno spicchio al giorno, e il quinto giorno forse sei guarito. Ma in questo caso è il tempo, questo ovviamente può sembrare una banalizzazione, ci possono essere complicanze, ma si può intervenire senza esagerare, perché sapete che adesso c'è una grande campagna per l'uso proprio degli antibiotici, e finalmente insomma, perché c'è stato un uso, ma su forte richiesta della popolazione, perché non mi hai dato l'antibiotico? No, puoi stare lì a spiegare che è una malattia virale e che l'antibiotico serve a poco, ma la gente non ha fatto medicina a dover distinguere. Adesso per chi fa medicina, cosa che quando ho fatto io medicina non ho fatto l'esame di virologia, cioè addirittura l'esame specifico di virologia, e mia figlia fa medicina, cosa stai facendo? E devo fare l'esame di virologia. Non ti posso dire. So che cos'è, ma che ci sia anche l'esame specifico. Quindi questo è per gli addetti ai lavori, no? La popolazione non è tenuta ad aver fatto l'esame di virologia, però ha quell'aspettativa, no? Che tu mi devi dare quella roba lì. Allora, pensate sulle robe tutto sommato abbastanza conoscibili e per certi aspetti anche controllabili,
se andiamo sui comportamenti umani, la partita che si gioca è che ognuno di noi ha un ruolo, può avere un ruolo, ma funziona solo se ci mettiamo nella condizione di collaborare insieme con il servizio specialistico di secondo livello, e naturalmente ti fa sempre bene scendere anche al primo per capire poi come si generano i meccanismi, con le forme di cittadinanza attiva che qui a 2000 avete l'esperienza dei club che vedo che preparano anche dei buoni buffet, per cui vale la pena frequentarli, no, anzi io le propongo di gemellarsi con quelli da dove sono io lì alla Uizza. Lo so, ma conosco l'esperienza degli orti, importantissima. Ma è una comunità che si sa, per quello anche i medici, perché è una comunità secondo me attiva. E abbiamo il sindaco che è veramente eccezionale con noi, cioè che ci ha aperto, ci ha spalancato le porte, vero? Ci ha dato la possibilità. Cioè, ha capito molto nel sociale e quindi ha capito il problema. Allora, sta per confrontarla sugli ordini. Pietro Capra, che è un fisico teorico che ha molto teorizzato sul piano sistemico ed ecologico, in una intervista lui ha messo in piedi una scuola di formazione sull'epistemologia, quindi robe alte. Allora, in questa scuola lui considera l'esperienza didattica più importante quella degli orti, cioè fa fare agli allievi esperienza di orti, perché lì si impara l'ecologia, e lo dice un grande scienziato, un fisico, che è alla base poi di tutte le teorie ecologico-sistemiche. Mi ha molto colpito, insomma, sapevo della vostra esperienza degli orti. Guarda che a 2000 bisognava prima del caso. Magari ci vediamo un'altra volta con i club e facciamo una bella discussione. Noi abbiamo fatto finta di fare degli attestati, se vi interessa. Non vi interessa, se vi interessa. Allora, le firme per piacere. Dammi troppo. Ecco qua. Non c'è la cartellina.